un anno di crescita, di viaggi e relazioni, vantaggioso per gli spostamenti e addirittura denso di incontri. Il 2020 era stato descritto così da due degli astrologi più conosciuti nei loro pronostici. Da Paolo Fox a Antonio Capitani, anche ai più grandi lettori delle stelle era sfuggito un piccolo dettaglio: l'avvento della pandemia. Il Covid ha ingannato anche le stelle, mandando così anche i signori degli oroscopi fuori strada con le loro previsioni. La pandemia sembra aver scoraggiato la lettura degli oroscopi e forse il flop della maggior parte degli astrologi non ha aiutato. Pochi sono stati i fanesi che ci hanno detto di credere nelle stelle. Non c'entra niente con la nostra vita, non assolutissimamente, no. Non siete informati sui pronostici sul vostro segno nel 2020? No. Speriamo che vada tutto bene. Non lo leggiamo, sul giornale, il quotidiano, non so, sul Resto del Carino c'è, magari ci butto l'occhio, ma se no, no. E che cosa diceva il suo oroscopo per quest'anno 2020? Allora, inizialmente diceva che andava tutto bene, e considerando che ero tipo in un periodo di sconforto, mi è convenuto e mi ha fatto star bene come cosa, però successivamente era un'illusione, non era una cosa reale, quindi dipende. Lei che segno è? Io Leone. E che cosa prevede invece per il 2021, qualcosa di meglio? Onestamente non l'ho guardato. Paolo Fox ha sbagliato in pieno, a quanto so. Che cosa prevedeva per questo 2020 il successo? Che non avrei avuto un bell'anno. Invece per questo 2021 che cosa... Ancora non si è espresso. No, ma non è che penso che sia positivo, visto la fine, vedrò, non è che sia un buon inizio. Perché i casi della vita possono essere tanti, possono cambiare l'oroscopo, poi c'è sempre qualcuno contento e qualcuno scontento contemporaneamente. Pertanto lasciamo stare le stelle sono bellissime da guardare, punto e basta. Cioè, hai beccato proprio la coppia meno oroscopa del mondo. Ti capita mai di leggere del tuo oroscopo qualcosa, non so, e ci credi soprattutto? Ma sì, a volte. Segno Ele. Ariete. E per questo anno 2020 aveva previsto giusto oppure? In realtà mi aspettavo qualcosa di meglio piuttosto che quest'anno, però. Per questo 2021 invece ha visto qualcosa, non so, che qualche previsione? No. Solamente una profezia che dice che sarà un anno di sofferenza, però speriamo di no. Il segno non conta niente, è una delle tante voci dell'oroscopo. Quindi chiaramente bisogna guardare tutta la carta del cielo, tutto il transito planetario, è una cosa un po' complessa. L'oroscopo non è stamattina incontro la donna della mia vita, io personalmente quelli lì non li leggo neanche. Anche le vendite degli oroscopi nelle edicole sono drasticamente diminuite rispetto agli anni scorsi, forse colpa delle stelle. Non si è venduto assolutamente niente, pochissimi oroscopi, pochissimi almanacchi, quasi niente. Cioè, rispetto agli anni precedenti che si vendevano, quest'anno proprio non ha voluto sapere niente nessuno, visto com'è andata l'anno scorso, quest'anno hanno proprio... rinunciato a... non vogliono sapere.